Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi, 21 febbraio, ricordiamo San Pier Damiani. Ascoltiamo. Piero nasce a Ravenna nel 1007. Perse i genitori quando era ancora fanciullo e venne educato prima dal fratello Rodelinda, che lo fece guardiano di porci, e poi dal fratello Damiano, più benevolo, che lo avviò agli studi a Faenza e poi a Parma, e dal quale, per conoscenza, prese il secondo nome. Divenne insegnante ed esegeta. Un giorno incontrò due eremiti camaldolesi, ai quali confidò il desiderio di vivere in solitudine. Venne accolto nel loro monastero di Fonte Avellana, in diocesi di Gubbio, divenendone presto abate. Era un innamorato della vita claustrale e ne divenne il teorico. Infatti voleva che i monaci non uscissero dall'eremo, ma praticassero la povertà e non si occupassero di negozi secolari. Dovevano lavorare, digiunare, mortificarsi in proporzione ai loro peccati, poiché fu un grande sostenitore delle flagellazioni corporali. Quando le comodità lo attiravano, andava a tuffarsi nell'acqua gelida. Fondò diversi eremi, nei quali si formarono numerosi santi, che aiutarono a risollevare la Chiesa in un periodo in cui la simonia e l'immoralità dilagavano nel clero. Nominato vescovo di Ostia e poi cardinale, col sostegno dell'abate benedettino Ildebrando, aiutò sei papi che si succedettero al soglio pontificio a far rispettare il decreto contro i chierici simoniaci e incontinenti che avvilivano il sacerdozio e scandalizzavano i fedeli. Dopo tanta insistenza col pontefice, riuscì a ritornare nella cella del suo monastero, dove digiunava, si sottoponeva a forti discipline, meditava e cantava salmi, e mangiava pane nel piatto dove lavava i piedi ai poveri. Dormiva per terra, sopra dei giunchi. Morì a Faenza nel 1072 e nel Duomo sono custodite le sue spoglie mortali. Nel 1828 Leone XII lo proclamò dottore della Chiesa. Sul suo sepolcro fece scrivere: «Io fui ciò che tu sei, tu sarai ciò che io sono. Di grazia, ricordati di me. Guarda con pietà le ceneri di Pietro. Prega, piangi e ripeti: Signore, risparmialo». Pier Damiani ha dovuto affrontare delle lotte molto molto intense. Lui combatteva la corruzione, soprattutto la corruzione all'interno della Chiesa, combatteva la simonia, ossia l'atteggiamento di mercato della compravendita delle cose sacre, del sacro. Non deve scandalizzarci che all'interno della Chiesa si siano generate queste situazioni torbide, queste situazioni che non vorremmo raccontare, ma dobbiamo amare l'umanità, e amando l'umanità ci accorgeremo che siamo tutti miseri, siamo tutti piccolini, e quindi la Chiesa si porta appresso sia le miserie dell'umanità che la estrema bellezza della gloria di Dio, la gloria di Cristo. Allora la corruzione cerchiamo di denunciarla, cerchiamo di opporci, cerchiamo di non farci complici della corruzione. Ricordiamo che anche un silenzio può essere la complicità. Corruzione è quando non diamo a ciascuno il suo. Corruzione è quando siamo ben consapevoli di dover comportarci in un certo modo, ma mettiamo un prezzo al nostro comportamento, siamo disposti a cedere per avere un piccolo vantaggio. Allora ricerchiamo l'onestà nella nostra vita e avremo una Chiesa più onesta che edificherà tutti e soprattutto darà una testimonianza della bellezza di Cristo. Per questo ci affidiamo al Santo Protettore di oggi, che tanto ha combattuto per eliminare la corruzione. San Pier Damiani prega per noi.